Il cluster spirituale della nostra regione è un cluster naturale, ricchi di chiese, conventi e anche diciamo, luoghi che ispirano da questo punto di vista. Sappiamo che il cammino è un fatto molto potente, potente sotto il profilo spirituale perché invita al pellegrinaggio che collega Roma al santuario di Loreto e dall'altra parte è un fatto importante sotto il profilo turistico perché attraverso il cammino c'è un modo particolare di vedere il territorio, lo si fa normalmente o in bicicletta o a piedi, quindi con diciamo, quella lentezza che permette di apprezzare al massimo le caratteristiche della nostra regione. Spiritualità e turismo si coniugano dentro questo progetto che finalmente insomma, passa da una grande visione a un fatto concreto, quindi al servizio delle nostre comunità. L'inserimento, il fatto che il cammino passi per gran parte nell'area terremotata è un valore aggiunto perché diventa quella crescita economica necessaria a dare valore alla ricostruzione. Beh, certamente lungo il nostro cammino non mancano le occasioni di incontrare bellezza, paesaggi straordinari, situazioni, come dicevo prima, di grande qualità a tutti i punti di vista. Cioè è veramente un percorso in un'area ricca da questo punto di vista e quindi immagino che il visitatore che sceglierà di fare questo cammino non rimarrà deluso. Oggi è stato presentato il progetto esecutivo di tutta la via, il primo tratto, il primo stralcio funzionale che parte da Loreto e arriva fino a Monte Cassiano inizieranno i lavori, sarà appaltato entro il mese di agosto, i primi di settembre. E nel frattempo parte anche il secondo stralcio che è di quasi 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro per tutte le aree, utilizzando i fondi della ricostruzione, quindi del cratere, della valorizzazione del cratere, per i comuni che sono tutti all'interno del cratere, cioè da Macerata sino a Serravalle del Chienti. Il nostro obiettivo è un obiettivo forte, quello di mettere in sicurezza questa via loretana, creare la giusta informazione, quindi tutto un sistema di cartellonistiche che possono dare, come dire, tranquillità nel cammino di questi pellegrini, ma non soltanto pellegrini, e nel contempo, questo è un altro obiettivo su cui noi abbiamo lavorato, creare un indotto economico, sociale e occupazionale che possa veramente dare quel respiro nuovo a quei territori che sono stati, come dire, colpiti da questo drammatico sisma.